Ciao cari, sono Atrix signori, bentornati cari nel canale. Siamo tornati su Hearthstone, ma ormai facciamo solo Hearthstone, quindi è inutile pure che lo dico. Vi dico cari però che il 18, data confermata, torno a Pisa e quindi posso riportare il santissimo Rainbow Six che mi sta mancando più del pane. E chiaramente cari, vi porterò anche una svagonata di Gwen. Nel mentre cari, vi propongo oggi il deck che attualmente è quello che mi sta divertendo più di tutti cari, e probabilmente è anche uno dei più performanti visto il meta attuale, che probabilmente tra poco muterà e nemmeno de poco. Signori, Anaconda Druid, che già dal nome fa un po' ricordare quella che è la paura. Un deck cari che gode di tutte le classi, di tutte le carte, perdonatemi, più forti della classe del druido, de Malfurion. Vi ricordo semplicemente lo Spreading Plague e chiaramente l'innerfabile Ultimate Infestation. Signore mio, bello mio, signore mio, se anche tu ti sei rotto il cazzo del giocare J-Druid, se anche a te il J-Druid ti annoia, che quasi quasi è più divertente mangiarsi un treno di sterco, ti consiglio cari assolutamente questo deck. E dopo quella cari che sembrerebbe quasi essere stata una delle più poverissime televendite della Hemiflex, vi faccio vedere il deck per convincervi ulteriormente. Eccolo qua, Anaconda 2.0. Il deck signori è mio, è di mia proprietà. L'ho creato io, un deck che sto modificando, o meglio che ho modificato tantissimo nei giorni passati. Nei giorni passati, capite che ci ho giocato con questo deck il 3 del mese e ci ho lasciato subito il rank 5. Purtroppo cari lo vedete solo oggi perché questa season, il fatto per cui io sono a casa, ci metto più tempo a caricare video su YouTube che giocare ladder. Però cari, vabbè, ormai ci ho fatto il callo e ci penso manco più. Anaconda, ripeto, 2.0. Inizialmente cari, questo deck aveva anche un Big Hunter e un Cavaliere Nero. Il problema cari, è anche diciamo abbastanza logico da pensare, erano veramente antisinergiche queste due carte, sia con Isharage che chiaramente con il coso di Barnes. Ho dunque cari pensato di mettere una seconda Anaconda al posto quindi del Big Hunter, e al posto diciamo dell'altro stronzo ho messo una seconda Spreading Plague, la diffusione della piaga cari. Visto il meta che comunque di aggro token druid ce ne sono, e comunque di aggro in generale ce ne sono, lo Spreading Plague è veramente una carta molto 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 forte. Purtroppo cari me l'hanno nerfata, me l'hanno resa 6. Non so se il post nerf questo deck, che continuerà ripeto a essere buono come lo sarà il J-Druid, potrei metterne solo una di diffusione della piaga, così come ho detto nel video riguardante i nerf. Leverò chiaramente le innervazioni e vediamo un attimo cari quello che metterci. Probabilmente ci potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere buono mettere in questo deck al posto di queste modifiche, che cazzo ne so, un Kun e anche un Mediv, potrebbero essere interessanti, ma poi cari vedremo dopo il nerf. Ora non è il momento giusto per parlarne, ficchiamoci subito in partita. Vi faccio vedere cari tre partite con questo deck contro i maggiori deck top tier del momento: J-Druid, il Kazakus Priest e l'Agro Token Druid. Vi assicuro cari, anche se non vi faccio vedere le altre, che questo deck ha un ottimo win rate con tutti e tre questi deck, quindi potete andare tranquilli, provatelo, giocatelo, so che è un po' costoso, però vi assicuro cari nel mentre che vi dà grosse soddisfazioni. Amone. E quindi cari, a prima chiaramente contro mi sono fatto una merda, mi sono fatto una merda. Va bene, prima partita contro J-Druid, fatto un disastro, fa niente. Partiamo quindi cari, vediamo quindi quello che è il deck top tier del momento. Cari, vi assicuro, vi ripeto ancora, che sto deck c'è veramente un ottimo win rate. So più quelle che le vinco e più quelle che le perdo, insomma, per farvi capire. Partiamo, cari, chiaramente con Bocciolo. Ora, noi non sappiamo se lui è chiaramente un Jade o un Agro Token. A prescindere da questo, cari miei, il Bocciolo è sicuramente la carta più importante da tenere. Solitamente, quando avete il Bocciolo o anche Alti Ramp, tenete anche Diffusione della Piaga, perché nel caso in cui è un Agro Token, cari, è veramente molto forte. Lui parte di Jade Idol, dandoci la certezza che per l'appunto è un Jade Druid. Vado a trattarlo perché comunque non avevo altro giocatore da fare. Carissimi, avendo in realtà due delle carte che comunque non scombano bene con Barnes, posso dire che quel Barnes potrebbe darci delle soddisfazioni. Ora, potrebbe darci chiaramente anche il secondo Merkeeper, o potrebbe darci qualcosa che non scomba per l'appunto con Barnes. Però cari, vi ripeto che la maggior parte delle volte in questo spot ci dà cose come Isharage, come la morte primordiale, come comunque il Lich King, anche se i primi due in questo spot sono sicuramente molto più forti. E chiaramente cari, è forte anche tantissimo l'Anaconda. Chiaramente cari, io continuerò a rampare perché
prima di tutto, cari, bisogna rampare prima di giocare Barnes, perché comunque per giocare Barnes c'è sempre tempo. Vado a rampare col Merkeeper, cari, abbiamo già settimana. Turno dopo potrei già pensare di giocare chiaramente il mio Barnes, oppure di giocare chiaramente il Malfurion per efficienza di mana. In realtà, cari, non lo so, mi piace comunque la scelta di Barnes, perché voglio subito dare un'impronta aggressiva alla partita. Voglio subito avere, se riesco, la morte in campo nel caso in cui mi sponasse una Anaconda, cari. Purtroppo non è così. Dico purtroppo, chiaramente è sempre un Lich King che comunque non è che ci fa male con Barnes. La spell può essere interessante in un late game, chiaramente, cari, non lo è attualmente. Peccato non poter giocare la diffusione, l'Ultimate Infestation, perché comunque, cari, non abbiamo Wild, non abbiamo non abbiamo Innervate, quindi non la possiamo giocare. Spreading Plague sarà sicuramente, cari, la giocata più forte da fare il turno dopo. Giocheremo, cari, anche la Wild Grow, che ci consentirà poi di giocare Ultimate Infestation di follow up, in modo che, cari, ci richiarichiamo le carte, prendiamo le nostre anacone, insomma facciamo poi tutte le porcate che sto deck potrebbe fare. Turno 9, lui ancora non può giocare Ultimate Infestation, a meno che, ripeto, non top decka per esempio un Innervate, oppure non lo so, top decka Ultimate Infestation avendo un Innervate in mano, ma non penso, cari, che me la vado a giocare. Gioca Malfurion, probabilmente, cari, qua potrebbe anche pensare di giocare le 1-2 con veleno, e sono d'accordo con lui. Quindi, a meno che qua non topdecchiamo quello che è il draw migliore, cioè, cari, chiaramente, inutile che ve lo dico, il Primordial Drake, che qua veramente il Primordial Drake, cari, fa un casino manco da poco, perché mi permette il Borchio al completo. Purtroppo, cari, non è così. Dovrò comunque, penso io, giocare l'Ultimate Infestation. Non ho qua altre giocate significative, perché mi fa tutto schifo. Giocherò l'Ultimate Infestation sull'1-2. Probabilmente traderò anche l'altro, in modo che non ho un value trade comunque con l'1-2 sul 5-5. Sperando, cari, di prendere un Innervate. Non tanto perché posso fare qualcosa con l'Hero Power, a meno che poi non prendo anche una Rat con Ultimate Infestation, ma soprattutto, cari, perché non mi brucia una carta poi, perché abbiamo, cari, 10 carte in mano. Andiamo a pescare cose. Mannaggia lui al drago, che era semplicemente la carta dopo quella che abbiamo beccato. Questa, caro, purtroppo mi dà abbastanza problemi. Scelgo alla fine di non tradare l'1-2. Non so in realtà perché, anche se comunque, cari, ci pensate, quello che fa comunque il Primordial Drake di follow up andrà a toglierci un sacco dei problemi, visto che comunque va a traddare tutto. Oddio, tutto, non è che tradda dopo tutto, però vi ripeto, cari, tradda parecchia roba. Quindi andrò a utilizzare qua sicuramente il Primordial Drake, senza nemmeno dirlo. Andrò probabilmente, vediamo qua un attimo che brucio. Brucio l'Anaconda, cari, ho bruciato una carta veramente forte. Qua mi è andata pure un po' di sfiga. Invece che avere quelle due Nourish di merda in mano, avrei preferito tenermi un'Anaconda che attualmente sarebbe stata la carta più forte, perché come vedete bene dalla mano non è che ho troppe soluzioni, a meno che non prendiamo una La Morte Primordiale, che qua è il draw migliore, proprio perché, per l'appunto, a meno che l'avversario chiaramente non silence, ci fa spawnare la morte, diciamo, in campo. Il 12-12, caro, va sicuro che anche contro Jade fa molto male. Vediamo, cari, quello che peschiamo. Sicuramente andrò a pescare con Nourish, se non becco niente che mi aggradi. Lui chiaramente, cari, è un 6-6, sperando che l'Aisera non è male in realtà, cari. Però io preferisco qua giocare a Malfurion. Gioco Malfurion 2, qua 2, 4, 6, 8. Sì, gioco Malfurion. Vado a prendere l'1-2 con veleno, perché comunque, cari, lui potrebbe anche avere Ultimate Infestation. Grazie all'1-2 io poi posso andare a avere comunque un value trade sul suo 6-6, il che, ripeto, non è male. Nel frattempo, cari, preparo lo spot per il Primordial Drake, cioè per la morte primordiale. Io qui mi sto preservando Isera e la morte, cari, perché avendo comunque poche carte, mi manca Isharash, la morte primordiale per l'appunto. Se prendo uno di queste due, potrei, cari, avere una value, non dico infinita, di più, cioè un qualcosa che mi fa vincere la partita, perché la morte primordiale, che mi poi fa entrare in campo la morte e Isera, e chiaramente, cari, di che cazzo stiamo a parlare? Un qualcosa veramente di bucolico, va bene. Top deckato, cari, ho preso il top deck migliore, quindi la giocata di Malfurion è stata quella giusta. Ora qua, ripeto, a meno che lui non me lo silenzi, sia silence, o non so, potrebbe qua, cari, fottersene e andare tutto face, anche se comunque noi siamo a 25. Abbiamo la capacità di, se vedete, infatti sta venendo proprio il tono aggressivo che io pensavo, perché ha capito che se qua lui non me dà una botta finale, la partita non la vince più. Perché noi, cari, vi ricordo che nel deck abbiamo anche la scheggia, la scaglia, la scheggia, insomma quella cosa che vi dà l'armor in base alla forza. Quindi
Abbiamo 13 di armor, quindi Gary, che ve cazzo sto di... Allora, il problema, Gary, è che comunque stiamo a 14. Quindi, attenzione a un fatoppo Ishabi, perché lui potrebbe chiaramente, grazie alla swipe, avere lethal. Quindi, Gary, dovrò qua in questo spot sicuramente far board clear. Vado chiaramente a pescare tre carte con la speranza... Speranza chiaramente che qua è diventata illusione di prendere una scaglia che purtroppo non riesco a prendere. Andrò a utilizzare chiaramente la rat. Andrò cari chiaramente a tradare il 5-5 perché non mi posso permettere di prendermi 3 danni in faccia. E passo il turno cari. Non ha senso qua giocare innervate, perché giocare innervate tiro power un po' va contro l'efficienza di mana. Qua cari Fandral fa veramente paura. Qui Fandral fa veramente paura perché chiaramente non andrà a giocare, a meno che non è stupido, non lo è. Andrà a giocare l'idolo di Giada. Ora, cari, la cosa positiva, estremamente positiva, è che grazie al trade con il 7-7 noi mettiamo in campo un sacco di cose belle. Il che, cari, vale la partita. Perché ora, pensate a questa cosa. Vabbè, l'1-5 lo leviamo chiaramente, cari, o con la rat o col silence. Però io qua il 3-5 lo devo risolvere. Io non posso tenere il 3-5 in campo, cari, che sarebbe Fanda, perché lui se mi continua a caca Jade, 8-8-9-9-10-10... Anche se adesso io farò una board vomitevole, perché vi ripeto cari che sarà vomitevole, perché se vedete le carte l'avete già capita, posso anche perdere la partita. Quindi facciamo cari la giocata che ci fa vincere al 100%, cioè silenzio Fandral, ratto sul 1-5, completo il trade con l'armor, vado cari chiaramente a trattare il 7-7, niente anche Gesù Cristo in campo nel frattempo perché abbiamo 3 daghi in mano, probabilmente questa è una delle value più grosse che ho avuto in questi giorni con la morte primordiale, cioè un qualcosa veramente caro di fantastico. Il massimo sarebbe se avete anche il secondo primordial drake, lì vi entrano tutti e 4 i draghi del deck. Però cari vi assicuro che non ci avete bisogno. Anche solo quando la morte primordiale vi dà il compare alla morte, voi state tranquilli perché mi è andata veramente deluso. Signori, innervate in 2 la spell del Lich King. Potrebbe fare 1, prende una paralisi all'avversario, 2, lo fa schioppare direttamente, oppure 3, semplicemente lo fa concedere. Vediamo cari quello che succede. Prendiamo un Isere Weakness che potrebbe garantirci lethal anche nel caso in cui lui mette taunt, diciamo l'infestazione della piaga cari, perché abbiamo 6-12, abbiamo 26 danni più il risveglio, sono 31, hero power 34, quindi a meno che lui non fa 3 di armor, abbiamo anche settato di là per il turno dopo cari, l'abbiamo settata solamente con una giocata alla morte primordiale, questo cari vi fa capire che nel deck, non me lo chiedete, è insostituibile, cari. In realtà vi anticipo subito, tutte le leggendarie cari di questo deck non sono sostituibili, quindi Shadage, la morte primordiale, la morte Isera, non potete cari purtroppo sostituirli perché sono carte talmente forti che vi servono per vincere partite, no? Cioè, questo deck molto lento, anche se non è lento perché rampa bene, però per vincere partite contro Jade o contro Prete ha bisogno di queste unità massicce. Se non ce l'avete cari, non create per l'appunto la vostra win condition, chiaramente, no? Quindi cari, non la potete togliere. Allora, non è leader cari purtroppo, perché come Yoko, purtroppo lì il 6-5 mi moriva con il risveglio di Sera. Probabilmente è così, a meno che non ho missato Little, magari la vedo dura perché non potevo fare altre giocate rispetto a questa. Comunque gli buscio una caterva di danni in faccia. È normale che ve lo dico che setto comunque Little per il turno dopo. E niente cari, che vogliamo sapparla? Vogliamo continuare a parlare? Abbiamo 15 danni, quindi siamo fuori dal range di qualsiasi cosa, a meno che lui non ha 4 swipe, il che, oddio, lo vedo estremamente duro, che poi dovrebbe avere anche 10 nourish. Signori! Isharaj, sì vabbè, Yogi ci prova, cari, Yogi ci prova, lui Delirium è da ammirare perché mi utilizza ancora Yogi dopo diciamo tutto quello che è successo, qui in realtà cari Yogi veramente deve fare un dio, è già un dio ma deve veramente fare un dio assurdo perché deve dargli armor ma tanta armor perché noi se notate solamente in mano abbiamo 13 danni, 2 con l'Isera Weakness più 3 di Raw Power, quindi... A meno che qua non gli regala un segreto del mage, che poi deve essere proprio Iceblock, la partita la vedo veramente finita. Anche se qua mi esce un tanto, non fa niente perché ho 200 danni in board. Yogi cari ci prova, congela cose, fa danni, pesca Marlock, fa caffè, rompe coglioni e mi fa perdere tempo. È finito cari, purtroppo non c'è nient'altro da fare, lui probabilmente ha capito di essere spacciato, io lo saluto perché la decomposizione è appena iniziata, gioca Innervate con la speranza di giocare non so cosa cari, un'ira silvana che gli potrebbe permettere di follow up, trovare una carta che gli fa vincere la partita, attenzione perché ancora è tutto aperto, attenzione eccesso di mana, potrebbe dare una svolta a questa partita che comunque è ancora apertissima, ho finito le carte e ho chiaramente vinto, probabilmente poteva dare una finita piva.
ma mi ha fatto svolare. Cari, andiamo alla prossima. Ok, cari, seconda partita, come ho detto in precedenza, contro Prede. Allora, cari, in questo matchup, matchup che probabilmente è ancora più favorevole di quello, diciamo, contro il Jade, dovete stare attenti a due carte. Vabbè, chiaramente alla lira dovete stare attenti perché il turno 5 è molto forte. Però, fondamentalmente, cari, due carte vi possono tranciare le gambe. La prima è Kazakus, perché se te fa quelle pozioncine fatte proprio a tocchino per il deck duo, che te va a polimorfare tutto e diventa tutta una merda 1-1, potresti, diciamo, subire veramente il colpo. Oppure, cari, seconda, molto più importante, se me gioca lo Shadow Reaper Anduin e voi in board ci avete anche la Madonna, cioè sotto forma chiaramente la Madonna di Sharaj, sotto forma di Lich King, per quanto la Madonna possa assomigliare al Lich King, cari, lo Shadow Reaper vi massacra tutto. Quindi state attenti a non giocare troppe risorse. Se lui ancora non ha giocato il Lich King, per quanto riguarda in early game, come rimozioni ha solamente la Shadow War Death. Quindi se riuscite a mettere subito presenza massiccia e lui non ha la Shadow War Death, cari, siete, diciamo, a cavallo. E noi siamo a cavallo, perché vi faccio notare che Bars ci potrebbe dare soddisfazioni, ma quella Anaconda, cari, ce ne potrebbe dare tante quante. Perché giocando l'Anaconda e prendendo poi Sharaj, se lui non ha Shadow War Death, cari, la partita è finita praticamente. Ora, vediamo un attimo. Ok, vediamo anche il Lich King, quindi purtroppo con Bars io mi sento che prenderemo il Merkeeper o comunque una Fellenia. Non prendiamo, cari, il Merkeeper, ma prendiamo fondamentalmente una Fellenia, perché purtroppo l'1-1 è veramente scarso. Inoltre noi non abbiamo modo di poterlo silenziare, perché comunque sì, silenziandolo sarebbe un 12-12, però non abbiamo, cari, modo di silenziarlo, a meno che non volete giocare in questo deck comunque uno Spellbreaker o un UFO. Io, cari, ho giocato lo Spellbreaker in precedenza, poi ho cambiato il deck. La versione definitiva è quella che voto vedete all'intro o quella che vedete a destra. Chiaramente, cari, con uno Spellbreaker sarebbe stato fortissimo, perché noi andavamo a silenziare l'1-1, diventava un 12-12, tradavamo lo 0-7, eravamo tutti contenti. Signori miei, l'Anaconda è forte tanto quanto, ci permette di calare il Lich King. In realtà, cari, forse è meglio il Lich King in questo spot che gli Sharaj, perché se hanno Shadow War Death ci potrebbe dare problemi. È normale, cari, che lui ha una possibilità su 30 di avere Shadow War Death. Essendo un Kazakus Priest, vabbè, ce l'hai, prima carta, ci sono rimasto di merda. Vabbè, ce l'aveva, cari. Purtroppo, essendo un Kazakus Priest, se non ha Shadow War Death è fottuto, perché quell'8-8 non lo risolve, a meno che non gioca il Black Knight. Però la vedo dura, cari, che un deck di questo tipo possa giocare il Cavaliere Nero, nel senso che generalmente non si gioca. Lui continua a prendere situazioni, prendere carte. Sbaglio, ho giocato due Town Steel, non lo so, non so se mi ricordo questo, però vi assicuro, cari, che ho un Kazakus Priest, quindi magari mi sto sbagliando io. Vabbè, fa niente, noi continuiamo a rampare, cari. Questo Merkeeper è fortissimo, perché ci permette di giocare di follow up il nostro Sharaj. Inoltre, avendo giocato il coin, comunque non può giocare l'Anduin, lo Shadow Reaper Anduin. Quindi siamo tranquilli di rimanere, diciamo, con un Sharaj molto forte. Stavo a dire, l'unico modo che ho io per non giocare gli Sharaj è se lui mi gioca Kazakus, cari, per un motivo. Il motivo è fondamentale, perché se da Kazakus ne prende la spell che mi va a polimorfare un minion, io con il mio Sharaj sono abbastanza fottuto, cari. Quindi probabilmente non è la giocata corretta giocare i Sharaj. È giusto, diciamo, giocare attorno comunque alla pozione di Kazakus, che potrebbe veramente essere troppo forte. Giocherò comunque, cari, il Drago Primordiale. Comunque un 4-8 che contro Prete, a meno che non gioca la pozione che dà meno 3 attacco e poi lo tradda con la Shadow War Pain, o peggio ancora, che se lo prende con la cabbala lì, la cabbalista. Un 4-8 il prete, sapete, cari, che non ci può andare a combattere. Quindi siamo, diciamo, molto riparati sotto questo punto di vista. Allora, io penso che Malfurion può essere forte. Sicuramente, cari, metterà veleno. Quindi c'è Anduin che si trasforma in Malfurion per poi ritrasformarsi in Shadow Reaper Anduin. Un qualcosa che probabilmente stanotte mi farà dormire male. Andiamo, cari, a tradare l'1-2 con veleno. Andiamo face, cari. La board, ripeto, è molto forte, perché a meno che in questo spot lui non ha sempre la solita pozione che riduce l'attacco dei 3 e poi mi gioca di conseguenza una Shadow War Horror, lui 4-8 e 4-6 li può solamente star guardare, anche con un certo astio, aggiungerei. Comunque, cari, mi gioca il Radigemma. Il Radigemma, cari, è una carta molto forte, io la sto adorando. Vi dico anche di più, cari, vi faccio uno spoiler. Perché mi sono tolto gli occhiali che non vedo un cazzo nel frattempo? Lo spoiler è questo: sto giocando ultimamente anch'io il Kazakus Priest, lo sto facendo con due carte, cari, molto interessanti, e il prossimo video sarà proprio su questo. Le carte sono Emmet, Emmettino, e, cari, il Benedictus, o Benedictus, non mi ricordo come cazzo si chiama.
Ora, chi è un po' sveglio può capire perché ciò emette bene Ixus. Se non siete svegli, cari, lo vedrete comunque al prossimo video. Un deck, cari, molto, molto, molto bello, forte e soprattutto divertente. Mi sta a far morire da ridere. Anche se, ripeto, come forza il ramp, cari, il ramp, l'anaconda non si batte. È veramente il meglio che posso consigliare. Tornando, cari, alla partita, siamo stati costretti a giocare l'Isharaj. È normale che se lui qua non c'ha lo Shadow Riperandum, cari, abbiamo vinto la partita perché ha già giocato c'ha lo Shadow War Death. Se c'ha lo Shadow Reaper Anduin, siamo un po' sulla schienaccia del Buratello, perché comunque va bene che nemmeno troppo, perché va bene sì che ci muore l'Isharaj, ma quell'Isera, cari, probabilmente non me la può andare a toccare, anche perché se me gioca l'Anduin, se gioca 8 mana, quindi di che cazzo stiamo a parlare. Se non me lo gioca, ripeto, cari, non può tradare, non può, a meno che non me la vuol silenziare, mi silenzia il 10-10, che comunque ci può stare, ma ci può stare fino a un certo punto, perché sono 10 schiaffi che si prende il turno dopo. Anzi, avevamo in realtà anche se tappato l'ita. Malfurion, cari, ripeto, diventa Anduin. Stanno succedendo cose particolari che a Casablanca posso solo accompagnare. Va bene, comunque mi tratta 10-10, ci sta come giocata. Signori, ora attenzione. Attenzione perché, se io fino a poco tempo fa avevo pensato che la pozione di Kazagus era quella 5, no? Quella che polimorfa un minion e poi fa altre cose. Cari, probabilmente sto stronzo ha preso la pozione a 10. E con pozione a 10 è normale che quella che ci dà più problemi, quella che ci fa più male, è quella che polimorfa l'ira di Dio. E quindi, cari, c'è poco da fare, nel senso che vabbè che tanto non ho cose grosse, però se avessi preso cose grosse come il primo, come la morte primordiale o insomma cose grosse da mettere in campo, non l'avrei mai giocata in questo spot. Avrei fatto come ho fatto prima, giocando attorno alla pozione di Kazagus. Chiaramente cagari 8 danni gli faccio face e setto nuovamente lì da per il turno dopo. Chiaramente dall'Isera, l'Isera Weakness è la cosa più forte. Il sogno potrebbe essere interessante come tempo play. Vediamo, cari, un attimo, veramente, che soluzioni ha questa board. Perché se non c'ha soluzioni, abbiamo chiaramente vinto. La Dragon Fire Potion qua è una Ferlenia, perché in realtà i miei due draghi rimangono indenni. Abbiamo 4, 5, 6 danni, diciamo, di mano, perché comunque la Scaglia fa un danno, Hero Power fa un danno, lo Swipe ne fa 4. Grazie ai due, grazie agli 8 danni abbiamo, cari, 14 danni esatti, quindi anche su da qualche AOE abbiamo si è tappato l'Ital. È normale, cari, che la pozione di Kazagus è la mossa più forte, anche se comunque qua lui ci sta pensando talmente tanto che probabilmente mi fa capire che o è coglione oppure che da Kazagus non ha preso la pozione che fa, che polimorfa tutto. Non lo so, cari, vediamo un attimo se lui è veramente coglione. No, perché comunque mi va a fare un trade, quindi è coglione, quindi, cari, confermo che è un coglione. Perché mi hai fatto il trade se comunque ti diventava una pecora? Questo devo capirlo. Vabbè, noi comunque, cari, abbiamo una valanga di danni anche con il tempo e tiranno. E la tua giocata, caro, è stata tanto quanto, perché purtroppo per lui prende il Doomsayer. Noi, cari, facciamo 4 danni più 7 di Malfurion, che qua è, diciamo, lo spot più forte per poterlo giocare, visto che non possiamo giocare l'Ultimate Infestation, perché poi il 5-5 ci muore, diciamo, dallo 0-7. Gli andiamo, cari, face, settiamo lì da per il turno dopo, perché grazie a Swipe e a Little Power sono 7 danni. Chiaramente lui ancora può giocare lo stronzo delle torte, il Priest of the Fifth, o la Greedy Potion, che gli danno 12 di salute. Se non c'ha queste due carte, è chiaramente cari Lidl. Vediamo un attimo quello che fa. La nostra mano, cari, è forte, ma non è forte la mano in sé, è forte Ultimate Infestation, e quindi di conseguenza, cari, è forte anche la mano. Gioca la lira, cari, purtroppo per noi, prima o poi la presa, la top deckata, ci sta comunque. Inizierà, cari, qua a fare ingenti danni, anche se, ripeto, la scaglia ci regalerà, grazie alla morte, comunque 13 di armatura, che sono veramente, cari, veramente tanti. Come è tanto, chiaramente, la sua pozione da 12. Vediamo, cari, qui se ce l'ha, perché, ripeto, se non ce l'ha perso, non ce l'ha, cari, però la fortuna vuole che il Tauto Steel ha preso le scaglie, che in questo spot, come vedete, sono metà pozione, quindi sono comunque 6 di armor che ci negano la Lethal, perché noi abbiamo solamente 7 danni. Cari, chiaramente qua la giocata, vediamo un attimo quello che prendiamo. Alla morte primordiale, cari, è fortissimo. Il problema è che ci servono i draghi, cioè ci serve il nostro alla morte. Avendolo alla morte, devo giocare chiaramente l'Ultimate Infestation. Cercare di prendere alla morte, anche se, cari, l'anaconda è comunque molto forte. Andrò sicuramente, cari, a giocare sogno, perché in questo spot è sicuramente la tempo più forte. Il priest non ha grossi ciccioni, quindi giocate sogno contro comunque un 6-6, è sicuramente la giocata più forte che potete fare in questo spot. Perché vabbè, a meno che non abbia Velen, ma se lui vi cala Velen è perché comunque è Lethal, quindi non lo userete mai sogno, è giusto utilizzarlo in questo senso. Avremmo anche potuto utilizzarlo su 1-3 per evitare che lui possa pescare carte, però, cari, in realtà voglio 5 danni in board, perché
Ripeto, grazie ai 5 danni e grazie ai 7 che ci abbiamo in mano, sono 12 danni. E quindi ripeto ancora una volta: Lethal al turno dopo. Lui, vabbè, qua chiaramente tradderà il 5-5. Ripeto, però, per lui che deve comunque farsi anche salute, perché altrimenti, magari, ripeto, muore da swipe hero power. Chiaramente, avendo pochissime carte, lui si aspetta questa combinazione, quindi dovrà giocare di conseguenza. Anche se, ripeto, lui è un po' stronzo, perché slorolla un tantino tanto. Slorolla, magari, in gergo poteristico, è chi comunque perde tempo quando la giocata chiaramente è immediata, no, è la più forte. Comunque, sferzata spirituale, Gary è forte per due motivi. La prima, perché fa pescare con l'Acolyte. La seconda, che è quello che mi dà più fastidio, è perché siamo uno off fuori dal range di Lethal, e lui lo sa, Gary. Vabbè, comunque fa niente, abbiamo solamente 7 danni. Gioca la lira, vabbè, chiaramente, Gary, è giusto perché ce l'ha. Me continua a fa danni, ma a me va bene, Gary, perché non mi preoccupa affatto. A me non mi preoccupa la mia salute, perché ripeto, abbiamo anche la... Eccolo qua, Gary, la morte, perfetto. L'ala mortino, se mi consentite di chiamarlo così, è una bestiaccia del genere, c'è uscito. Lui ha due modi per vincere questa partita. In realtà, Gary, ce n'ha solamente uno. Comunque, è silenziare il mio alla morte, perché se non me lo silenzia... Può avere anche la grida di potion, che lo farebbe andare a 20. Ma voi, se fate incontro rapido, il turno dopo ci abbiamo 12 con uno dei due alla morte, probabilmente con quello che ci abbiamo in mano, che ci viene sponato dal primordiale. 12 più 4 fa 16, più la scaglia fa 17, più 3 di raw power sono 20, cari. Quindi qua, ripeto, a meno che non ha la grida di potion, e non ce l'ha, perché poveraccio, mo manco mi sono accorto, ma gli rimane un mana come Fellenia, quindi probabilmente qui l'unico out che c'ha è il Silence. Non so, Gary, in realtà, se il suo deck gira Silence, perché potrebbe provare ulteriormente a pescarlo con l'Acolyte, a meno che non ce l'ha in mano e sta, ripeto, facendo lo stronzo come prima, ma non penso, Gary, in realtà, perché in questo caso non penso veramente lo abbia. Pozione rompicoglioni a rimpicciolente. Mi tratta alla morte, Gary, e mo è fottuto, perché a zero mana ci vuole il coraggio suo a poter tardare un secondo 12-12. Probabilmente, se aveva, diciamo, il Silence nel deck, avrebbe dovuto utilizzare l'Acolyte prima, perché magari lo top deckava e quindi ha misplayato miseramente. Oppure, Gary, semplicemente nel deck non c'ha la Silence, e quindi è inutile che stiamo a parlare. Signori, 12 danni. Shadow Reaper Anduin l'abbiamo fatto fuori, andiamo alla prossima. E dai, belli miei, così come ho detto nell'intro, terzo deck che per me è top tier del momento, Lago Token Druid. Signori, come vi ho detto per la prima partita, contro Druido tenetevi sempre la diffusione della piaga di Mulligan quando avete una mano chiaramente di questo tipo, cioè quando avete altri ramp, perché contro un deck come... l'agro token druid, cari, è veramente una carta sgravata che vedo a vincere la partita. Comunque, cari, occhio alla puttana. No, non sono stato io, sono uno fuori che... Cari, comunque, vediamo un attimo che è agro token druid, quindi cari, chiaramente l'infestazione è stato ottimo tenerlo di Mulligan. Cari, qua inizieremo a rampare con una facilità che solamente una classe broken come Malfurion può fare. Turno 2 Wild Grow, turno 4 Custodia della Palude, turno 5 Bocciolo di Giada, in tu qualcosa probabilmente che andiamo a prendere come una rat che mi fa tradare qualcosa. Cari, questa è la forza del Druido, questa è la forza del Jade e questa, cari, è la forza dell'Anaconda, perché comunque, io ripeto, l'Anaconda è un deck molto più divertente del Jade e molto più forte, quindi non capisco perché tutta la plebe sta giocando il Jade quando c'è un deck con le stesse carte, diciamo, broken, come, ripeto, Ultimate Infestation e Diffusione della Piaga, potete giocarlo mettendo in board cose veramente, diciamo, asintotiche a Gesù Cristo. Cari, comunque, va bene, continuiamo a rampare come se ci fosse un domani, proprio, guarda, vai, secondo me il Keeper, cari, quindi se prendiamo un Bars fa solamente male, perché abbiamo tolto, mancherebbe solamente la morte, abbiamo tolto tutte le fellene che ci potrebbe dare il nostro Bars. Chiaramente, cari, andiamo a tradare, andiamo a fare danno all'1-5, perché comunque il 3-2 è fuori dal range di Raw Power, quindi, cari, è giusto farlo. Non so, cari, lui qua in realtà, anche in funzione della nostra mano, come potrebbe vincere. Potrebbe darci problemi una giocata, che ne so, come Innervate into Hydra into Marchio del Loto. Potrebbe essere veramente forte. Rimane comunque il fatto, cari, che io giocherò il Drago Primordiale, che mi va a fare comunque da taunt, vado a tradare qualcosa, eccetera. Questa chiaramente è la giocata più forte che potrebbe fare. Tutte le altre, cari, non mi fanno paura. Anche una giocata del tipo, per l'appunto, Innervate into Living Mana, che è quella, cari, che lui sta proprio andando a fare, perché altrimenti non avrebbe mai... Ok, a meno che qui lui non ha sbagliato,
Perché se, cioè, magari lui pensava che con un mana rimanente poteva giocare il Mark of the Wild, insomma, quella spella 1 che dà più no più no a tutti. Comunque, cari, a noi non ci interessa perché qua il Primordial Drake è veramente di un forte che fa schifo. Andremo, cari, a tradare tutta la board. Rimane un 4-8. L'unica giocata che di turno dopo potrebbe veramente darmi problemi è chiaramente l'Hydra. Perché l'Hydra mi tradda facilmente con il mio 4-8, rimarrebbe un 8-4 che per le carte che c'è in mano. Non posso dare, cari. Il Silence e lo Spellbreaker, sinceramente, non mi crea problemi. L'Anaconda, cari, è molto forte. Non tanto per il potere, perché se siete arguti, vedete che noi in mano non abbiamo chiaramente Minion con l'attacco richiesto dalla nostra Anaconda. Che bellissima, peraltro, l'arte. Io adoro l'Anaconda. Chiederò al grafico di farmi una miniatura con l'Anaconda. Anaconda. Ma comunque, cari, comunque è buona perché ci permette un trade, per esempio, di come si chiama? Non mi ricordo. Sì, di un'Hydra che potrebbe giocare. Signori, è inutile che ve lo dico. Abbiamo uno preso il bersaglio per l'Anaconda. Secondo, abbiamo l'infestazione della piaga che ve lo ripeto, è veramente broken. Io non penso, cari, che arriveremo alla fine di questo turno perché lui potrebbe repentinamente, come caspita di lince, premer concedi. Non lo fa, cari, quindi va bene, noi ci divertiremo sta partita. Perché, cioè, veramente, non può far niente, cari, non può assolutamente far niente. Potrebbe giocare. Ma che potrebbe fare? Potrebbe giocare Savage Roar e mi tradda solamente 2 taunt 1-5, il che probabilmente è meglio che si sta zitto e concede, altrimenti stanotte dorme pure male. No, non c'è veramente verso, caro, purtroppo devi accettare la sconfitta, cari. Infestazione della piaga. Ho unito le due cose. Vabbè, comunque, quella spella è veramente troppo forte. Carissimi, io spero realmente che pure sto video vi sia piaciuto. Se ci fosse, lasciate un like, cari. Commentate, condividete come se non ci fosse un domani, cari. Soprattutto condividete. Io non ve lo dico mai, ma l'importanza della condivisione è veramente grossa. Perché tu che mi condividi il video, lo condividi tutto Facebook. Di conseguenza, molta gente potrebbe vedere sto video. Insomma, è un aiuto e un supporto che fai direttamente a me, cari. E se lo fai, chiaramente ne sono grato. Bene miei, un buon proseguo di giornata o di serata, poi dipende da che ora stai a guardare, o di mattinata se vogliamo, dipende da che ora stai a guardare il video. Bella.